sono le novità più importanti presentate quest'anno all'ultimo congresso americano di ematologia, l'ASH? Facciamo il punto con il professor Gian Antonio Rossi, che abbiamo incontrato a Napoli in occasione del convegno Post Orlando 2019, che vede riuniti i massimi esperti italiani proprio per fare il punto sui dati più interessanti e più importanti presentati quest'anno al congresso dell'ASH. Professore, c'è grande interesse per quanto riguarda la possibilità di interrompere il trattamento con gli inibitori delle tirosine chinasi per i pazienti con leucemia mieloide cronica. È emerso qualcosa di nuovo e interessante all'ASH da questo punto di vista su questo argomento? Innanzitutto la ringrazio perché la discontinuazione che viene definita treatment ferimissimo TFR, diciamo in gergo, ha avuto molto interesse anche durante questo ASH. Molti studi dedicati in particolare, uno a capire come prevedere quale paziente avrà una durata di sospensione della terapia più lunga e due anche a capire come monitorarli meglio in modo più proficuo. Il terzo punto direi come aumentare ulteriormente il numero dei pazienti che possono beneficiarne. Ecco, oltre a quello che lei ci ha detto, emergono dei suggerimenti dall'ASH su come prolungare la durata della remissione senza trattamento nei pazienti che appunto hanno interrotto il TKI? La sua domanda viene lontano nella storia, da 30 anni, da quando si sa che la cellula staminale Filadelfia positiva residua dopo un ottimo trattamento, è certamente sensibile all'attacco immunologico. La leucemia mieloide cronica è una malattia sensibile a questo. La difficoltà è stata in che modo poterlo fare. Noi abbiamo usato per tanti anni l'interferone ricombinante per la cura di questa malattia quando non c'erano gli inibitori ed oggi all'ASH è riemersa, ma non da oggi, la speranza, almeno è la mia personale, che l'interferone a basso dosaggio possa essere utilizzato assieme agli inibitori proprio per aumentare la qualità di queste risposte profonde. Non penso che la malattia sia curabile nel senso anglosassone, cioè dare la caccia all'ultima cellula, ma penso che possa essere onorata la definizione che John Goldman, che è stato uno dei padri della mieloide cronica, diede di queste situazioni di operational cure, cioè non è veramente guarito ma può godere di molti anni senza terapia e di ottima qualità di vita. Ma quindi si può parlare di guarigione della malattia della leucemia mieloide cronica oppure è un obiettivo non raggiungibile secondo lei? Sarebbe l'obiettivo forse più bello per qualsiasi malattia, la guarigione. Io credo che per la mieloide cronica, ripeto, non sia possibile uccidere l'ultima cellula, però i prossimi 6-7 anni dovrebbero essere dedicati a utilizzare o l'interferone a basso dosaggio, per esempio, cioè dobbiamo tendere ad incrementare il numero dei pazienti che stanno tanto a lungo senza terapia. Questo è ancora un mondo abbastanza orfano, come è ancora abbastanza orfano di informazioni robuste, la risposta alla domanda perché il 50% dei pazienti resta senza terapia e l'altro 50% ricade. E con tutta probabilità ci sono delle forze immunologiche che agiscono in questo senso e ci sono già dei dati, ma questo è ancora un mondo che va in buona parte esplorato negli anni futuri. Oggi poi durante il suo intervento lei ha raccontato che è stato presentato uno studio interessante, che è uno studio italiano, si chiama BEST e riguarda l'utilizzo di un TKI che si chiama bosutinib. Ci racconta un po' di che tipo di studio si tratta e quali sono i risultati, quali sono le implicazioni di questo studio? È uno studio semplice, di fase 2, teso a migliorare la tollerabilità del bosutinib. Il bosutinib che è un farmaco molto safe dal punto di vista cardiovascolare, che consente un'ottima qualità di vita, è stato sperimentato a posologie, ma questo è comune ad altri inibitori, probabilmente troppo alte, 500 mg, 400 mg, con una forte ricaduta di tossicità specialmente gastrointestinale ma anche epatica e renale. Noi abbiamo dedicato a pazienti sopra i 65 anni resistenti a diversi inibitori o intolleranti ad essi uno studio, ripeto, semplice, con un inizio della terapia a basso dosaggio, 200 mg, il che è off-label, nel senso che non è per label del farmaco, a 15 giorni
a salire a 300 mg e poi gestire la terapia successiva trovando la sintonia fine grazie alla risposta molecolare. In sintesi estrema sono oltre 70 casi che hanno 73 anni di età media, buona parte di questi pazienti a distanza di un anno ha ottenuto la risposta molecolare maggiore, che era l'obiettivo dello studio, 65%, e ripeto, quasi tutti sono in terapia con 200-300 mg e l'incidenza di eventi avversi gastrointestinali è stata decisamente più bassa di quanto riscontrato in precedenza. La popolazione italiana di mieloidi cronici che comincia la seconda linea, come in Europa, è decisamente anziana, tra i 65 e i 70 anni. È una fascia d'età nella quale usare una seconda linea con altri inibitori come nilotinib o dasatinib pone dei problemi di safety notevoli. E noi pensiamo che come GMEMA, questo studio che ha presentato Fausto Castagnetti a nome del GMEMA possa aggiungere un'informazione rilevante. In conclusione, qual è secondo lei il messaggio chiave che scaturisce da questo ASH per quanto riguarda il trattamento della leucemia mieloide cronica? Coi tempi lunghi che ha la ricerca clinica traslazionale della leucemia mieloide cronica, io penso che il messaggio chiave sia miglioriamo le armi che abbiamo, ottimizziamole, vedi BEST ma non solo, e cerchiamo di migliorare, di poter promettere a molti più pazienti degli attuali che il loro futuro sarà in buona parte o in tutto senza terapia.